Meta decisamente lontana. Siamo all'eremo di San Fiorenzo. San Fiorenzo era un eremita laico, pastore, un tipo semplice. Aveva una decina, quindicina di pecore per vivere. Forse aveva paura di stare da solo. Ha fatto una richiesta a Dio, una preghiera. Gli ha chiesto un confratello. Uscendo qui davanti alle grotte ha trovato un cucciolo dell'orso bruno. L'ha domesticato. Questo l'orso gli faceva da amico, da pastore, da compagno. L'orso portava le pecore sulla montagna, pomeriggio scendeva giù. E per tanti anni hanno vissuto insieme, una bestia feroce e un uomo. Infatti è raffigurato sul dipinto dentro la Sant'Eutizio, la battaglia con l'orso. Sì, una storia famosa, diciamo, è scritta già da Papa Gregorio Magno nei dialoghi nel 593. Già questo racconto dell'orso e l'uccisione dell'orso è scritta già. E c'erano alcune persone un po' invidiose. Alcuni scritti dicono che erano proprio sui confratelli monaci invidiosi della santità di San Fiorenzo. Una notte gli hanno ammazzato questo l'orso. Allora San Fiorenzo, diciamo, ha lasciato questa zona, ultimi anni della sua vita, passato vicino Foligno. Morto a Foligno e sepolto nella cripta della cattedrale di Foligno. Questo racconto, diciamo, quello che tocca. Adesso vi faccio vedere dentro. Oh, va bene, dopo che io. Oh, questo mi interessa molto. Mamma, questa che mi dici di questa? Questa, diciamo, la vecchia campana che stava qui, non era antica, l'hanno fatto negli anni 40, l'hanno rubato, mi pare, negli anni 80. Questa è arrivata a Spoleto. Vecchio vescovo l'ha visto in una chiesa, buttata da una parte. Sapeva che non avevo la campana, mi ha regalato questa. Quando un prete mi ha portato qui, ci siamo accorti che è rotta, l'hanno saldata. Rimane un pezzo antico del 1468. Santa Maria della? Dell'Auro. Dell'Auro? C'è stata una chiesa spoglia. Ah. Chi l'ha saldata non sapeva che... Che non si rifu- che non si risaldano le campane. Vedi qui, qui è saldatura. L'ha saldato anche bene, non è che... Ma 1468. 1468. Medievale, bellissimo. Sì, sì, no, è un pezzo. E quella che invece c'è adesso? È del 2000, quella del giubileo. Chi l'ha fusa? Oh, questa mi hanno regalato a Roma, ci sono belli belli, che le fanno adesso. Questa c'è la sua bella storia. Questa sì. Sì, sì, ma è un bel suono, mezzo slancio, carino. Non lo sai, chi l'ha fatta? Oh, ma adesso non mi ricordo. Adesso, la prossima volta che ci torniamo bisogna saperlo, è vero? Bisogna ricordarsi adesso. Non è quella ditta di Molise, mi pare. Agnone? Rarsi. Marinelli? Non mi ricordo adesso. Perché mi hanno regalato, non è che mi sono preoccupato. Io ho detto grazie. Certo. Si fermano su Monti Sibellini. Quando diventano piatte così, la voce rischia di fare qualcosa. Bastone. È la vecchiaia. Se non manca questa, se no. Sta strada e poi la suonavi. Di qui ci viene a suonarle queste. Proseguiamo su dove da dove veniva giù lui, di là. Ah, di là.